Buongiorno, ben ritrovati, come state? Tutto bene? Insieme anche oggi, come sempre, per vedere un po' che cosa ci siamo raccontati nel corso della nostra diretta del martedì. Oggi avevo lanciato, diciamo così, l'idea di parlare di vinili. Visto che è un po' che insomma non lo facevamo più, di vinili, però in particolare un vinile che in qualche modo vi era stato regalato e che quindi eravate particolarmente affezionati, o semplicemente un vinile che avevate acquistato voi durante, che ne so, un mercatino, piuttosto che in un viaggio e che quindi siete entrati in un negozio e avete acquistato lì un vostro disco anche per ricordarvi un po' questo viaggio. E sono partita io, vi ho portato questa mattina uno degli album che vi avevo fatto vedere, che mi era stato regalato, questo Vic Chesnut, l'album Drunk, il suo terzo album, i primi due prodotti da Michael Stipe e dei REM. Questo realizzato praticamente non sobrio, totalmente sotto l'effetto di alcol, tant'è che insomma la sua vita è stata molto particolare in quanto ha abusato molto spesso di alcol e abusando di alcol ha avuto un incidente in macchina, è diventato tetraplegico, ha cercato di suicidarsi parecchie volte, alla fine insomma ci è riuscito nel 2009, il giorno di Natale. Una vita veramente un po' squilibrata, ecco, se così possiamo dire, però un grande artista. Un album che io non conoscevo e che appunto mi è stato regalato, anche come artista non conoscevo, e mi ha fatto piacere riceverlo e ho voluto, diciamo così, condividerlo con voi. Cioè, insomma, è toccato a voi che avete veramente mi avete raccontato di tutto e di più. Chi come Adrian è andato ad acquistare 150 vinili 45 giri per una cifra veramente piccolissima, credo, in un mercatino, e dove però all'interno insomma c'erano anche delle produzioni molto interessanti. Abbiamo ascoltato poi Harvest di Neil Young, perché anche Harvest di Neil Young insomma è stato citato da voi, è stato citato lui, sono stati citati i REM, siamo passati poi a raccontare anche un po' quelli che sono stati i grandi artisti. Chi come primo vinile ha ricevuto, comunque si è acquistato, quello del Boss di Bruce Springsteen, è lì l'apoteosi, perché insomma in tanti mi avete detto che vi piace appunto il Boss, anche a me, anch'io ero andata anche a Firenze a vedere il suo concerto. Oppure come Gaz, che ai tempi in Australia insomma erano arrivati gli allora AC/DC, che nessuno conosceva ancora e che insomma lui aveva avuto modo di conoscerli, e quindi si diceva anche lì, no? Il bello anche di conoscere insomma degli artisti quando non sono ancora così tanto famosi, anche perché magari danno il meglio di loro stessi, perché hanno un po' timore, insomma non hanno la fama e quindi si raccontano così per come sono. Quindi anche bello questo modo di conoscere dei grandi artisti, che sono diventati grandi artisti in modo un pochettino forse più umile, non lo so. Sono state insomma tante richieste anche di dischi, si parlava anche di Parsifal, che va ascoltato a occhi chiusi, di un trombettista che adesso mi sfugge, americano, che ha vinto tantissimi dischi di platino ed oro e che è stato colui che ha fatto anche la colonna sonora, o meglio la sigla del calcio minuto per minuto, quindi insomma chi segue il calcio magari sicuramente se lo ricorderà. Siamo approdati poi dai vinili ai Laserdisc, che si pensava insomma potessero prendere un po' piede, e in realtà poi insomma sono stati abbandonati. Abbiamo parlato di DVD e lì concerti live, che sono anche quelli molto belli da vedere, da sentire live ancora di più, ma insomma se non si ha sia il DVD, perché no, va bene anche ascoltarsi il DVD direttamente lì. E Adrian ci ha detto che lui ne ha 30.000, cioè è tantissimo, è una quantità enorme che non saprei neanche dove metterli. Dopodiché logicamente non è che si possono buttare, anche perché se uno è collezionista ha piacere logicamente di tenerli per sé, e mi sembra giusto, quindi insomma una grande cosa. Questo è un po' quello che ci siamo detti, però poi c'è chi anche ha lanciato insomma degli artisti che io non conoscevo, ci siamo riproposti magari di parlarne martedì prossimo.
scrivendomi a imcalib1@libero.it, magari quelli che sono appunto questi autori un po' minori, per scoprirli, per raccontare la loro storia e magari continuare a parlare di musica, di vinili, di concerti dal vivo, perché vedo che insomma uno che è stato tanto, diciamo così, gettonato è stato poi Live at Pompeii o quando i Pink Floyd erano venuti a Venezia. Anche di questi concerti ce ne sono tanti. Roger Waters è uscito anche fuori, io l'ho anche visto a Padova. Insomma, abbiamo un po' di cose in comune effettivamente anche come concerti. E questo mi piace, mi piace, per cui direi che possiamo continuare così e possiamo continuare a darci l'appuntamento appunto per martedì prossimo a parlare ancora di questa bella musica che in qualche modo accompagna, io lo dico sempre, anche la nostra vita e la nostra quotidianità. Con questo è tutto, vi bacio, vi abbraccio, grazie come sempre perché eravate tantissimi anche oggi, avete partecipato tantissimo e spero insomma lo facciate anche martedì. Come sempre, se volete scrivetemi a imcalib1@libero.it o seguitemi sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Un bacio grande e che scegliete, insomma, il disco che più vi aggrada per la vostra colonna sonora di questa settimana fino a martedì prossimo. Ciao!